La Cabino B è un'opera strategica, si va avanti con fondi del Ministero, questo l'esito dell'incontro romano del sindaco di Piazza con i dirigenti dei dicasteri di infrastrutture e ambiente. L'importista triestino di 70 anni trovato morto nel canale dell'Isert a Monfalcone, cadavere rinvenuto grazie alle ricerche di sommozzatori e mezzi nautici dei pompieri. Forzano la porta blindata, rubano tutto ciò che c'era di valore in casa, colpo da 5.000 euro in un'abitazione di San Giovanni a Trieste, indaga la polizia, intervento della scientifica. Antiriciclaggio, maxi sanzioni fino a 50.000 euro, comminate dalla Guardia di Finanza, due commercialisti ad un notaio che operano a Trieste. Chiusura della Tirso, la protesta delle operaie durante l'incontro in Confindustria, urla e applausi ironici in piazza durante il passaggio delle vetture dei dirigenti. Chiusura degli uffici postali, raccolte oltre 3.000 firme dai cittadini nell'azione supportata in modo bipartisan dalla politica per salvare quelli di Via Combi e Gretta. Domani la prima Rossetti di Sir Todero Brontolon in red carpet in diretta su Tele4 a partire dalle 20.05. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, la cabinovia è strategica, si va avanti con fondi del Ministero. Questo è l'esito dell'incontro romano del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, con i dirigenti dei Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente. Il progetto della cabinovia non si ferma, si va avanti con fondi del Ministero. La fumata bianca è arrivata al termine dell'incontro romano fra il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e i dirigenti del Comune, insieme con i rappresentanti sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che di quello dell'Ambiente. Nel corso della riunione i ministeri hanno espresso la loro posizione in ordine alla possibile incompatibilità del finanziamento PNRR per opere che sono state sottoposte a una valutazione di incidenza di terzo livello, ancorché con esito positivo. I rappresentanti del Comune con i loro legali hanno contestato questa impostazione non supportata da alcuna esplicita disposizione normativa, ma esclusivamente su di una interpretazione della risposta a una FAC che peraltro non fa alcun riferimento esplicito alla vinca di terzo livello. Le valutazioni del Comune sono peraltro supportate dagli studi effettuati dall'Università di Udine, che non ha ravvisato nell'opera alcun elemento di danno significativo all'ambiente. I dirigenti del Ministero, si legge nella nota del Comune, anche al fine di evitare un contenzioso su un tema così delicato, ma nel contempo per garantire il proseguimento dell'iter di un'opera considerata strategica dallo stesso Ministero, ha prospettato la possibilità che il finanziamento avvenga mediante fondi ministeriali ordinari anziché con quelli del PNRR, liberando così il progetto da una serie di vincoli temporali e procedurali. A tal fine il Ministero ha assicurato l'avvio di un'istruttoria diretta all'emanazione di un decreto che trasformi il finanziamento PNRR in un finanziamento ordinario. Allo stato attuale l'impianto a fune risulta ancora finanziato con i fondi precedenti e la procedura seguita risulta del tutto corretta. In considerazione di errate dichiarazioni rese a mezzo stampa e ricostruzioni non corrette sulla natura della lettera interna del MIT, prosegue il comunicato, l'amministrazione ritiene opportuno precisare che sia il finanziamento PNRR concesso dall'Europa al governo per questo tipo di infrastruttura non verrà perso, dato che il governo stesso lo potrà destinare ad altri progetti PNRR con le medesime finalità, sia che i fondi ministeriali che andranno a coprire i costi dell'intervento saranno il frutto di una rimodulazione degli stessi tra i progetti in essere. È stato trovato senza vita nelle acque del canale dell'Isert a Monfalcone il diportista triestino che non dava più notizie di sé da ieri. La tragedia causata da un malore o da una caduta accidentale dalla barca. Un diportista triestino di 70 anni è stato trovato morto oggi intorno a mezzogiorno nel canale dell'Isert a Monfalcone. L'uomo era scomparso da casa da ieri. Si era recato nella città dei cantieri per svolgere lavori di rimessaggio sulla sua imbarcazione ormeggiata in una marina della zona. La moglie ne ha denunciato la scomparsa ieri sera, non ricevendo più notizie del marito da diverse ore. Le ricerche sono scattate poco dopo la mezzanotte, concentrate in particolare nella zona del canale est-ovest all'Isert. Sull'imbarcazione
regolarmente ormeggiata al suo posto, gli operatori hanno trovato il portafogli con i documenti dell'uomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Monfalcone e i sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo acquatico regionale del comando di Trieste. Hanno scandagliato per ore il canale con il side scan sonar in dotazione all'imbarcazione dei sommozzatori e eseguendo anche alcune immersioni sotto le imbarcazioni. Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera. Poco dopo mezzogiorno, infine, il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato nelle acque dell'Isert e gli operatori hanno avviato le operazioni di recupero. Tra le ipotesi all'origine della tragedia, un malore improvviso o una caduta accidentale in acqua. I ladri hanno colpito in un appartamento di via Timignano nel rione di San Giovanni un colpo da 5.000 euro. I malintenzionati sono riusciti ad entrare nell'abitazione forzando la porta blindata. Sull'episodio indaga la polizia. Ancora un furto in casa a Trieste, questa volta essere colpito un appartamento in via Timignano nel rione di San Giovanni. Il colpo ha fruttato ai ladri un bottino di circa 5.000 euro. Continuano questi episodi nei quali i malintenzionati, o studiando le abitudini delle proprie vittime o introfulandosi nottetempo nelle abitazioni mentre gli occupanti dormono, riescono a mettere a segno colpi eccellenti come questo, furti nelle ville del Carso oppure in altre zone periferiche e più isolate della città, ma anche in pieno centro. Fatti come questo negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti. Il furto in via Timignano è avvenuto ieri mattina. La vittima dell'episodio, quando è rientrata in casa, si è accorta della mancanza dei contanti che custodiva in vari locali dell'appartamento. Il ladro o i ladri sono riusciti a forzare la porta blindata dell'ingresso, entrando così nell'appartamento per portare via le migliaia di euro in contanti. Dopo quanto avvenuto è scattata la denuncia alla Polizia di Stato, che sta indagando su questo episodio. Sul posto anche la scientifica per analizzare la scena e raccogliere indizi come impronte digitali e altri segni del passaggio dei ladri. Triplice operazione della Guardia di Finanza di Trieste che ha portato a sanzionare 3 professionisti, un notaio e 2 commercialisti per un totale di 50.000 euro. Maxi sanzioni per un totale di 50.000 euro per 2 commercialisti e un notaio di Trieste, derivanti da 2 controlli e un'ispezione di antiriciclaggio. È la triplice operazione della Guardia di Finanza che ha colpito i 3 professionisti. In un primo intervento i militari, nel corso dell'ispezione nei confronti di un commercialista, hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti la verifica della clientela, che comprendono adeguate misure di identificazione, anche in base agli indici di rischio. Nello specifico, l'analisi delle parcelle emesse dal commercialista e dei singoli fascicoli su ciascun cliente ha fatto emergere la mancanza di elementi del cosiddetto presidio antiriciclaggio, come il conferimento dell'incarico, il documento d'identità del cliente e la valutazione del rischio. Nella seconda operazione della Guardia di Finanza, a un altro commercialista è stata contestata la mancata segnalazione all'autorità competente di alcune operazioni sospette, spostamento di denaro apparentemente finalizzato ad attività illecite compiute da un suo cliente, adottando come unica precauzione la rescissione del contratto. Nel terzo caso, invece, le fiamme gialle hanno scoperto entrambe le violazioni appena descritte dopo un controllo nei confronti di un notaio. Il professionista, infatti, non solo si era limitato a consultare un software di ricerca automatica nella rete per verificare le informazioni su un suo cliente, ma aveva anche omesso di segnalare all'autorità competente alcune prestazioni professionali del suo assistito, caratterizzate da un anomalo uso di denaro contante e canali bancari. Sono scaduti a mezzanotte i termini per le candidature alla presidenza del porto di Trieste e di Monfalcone. La decisione sul successore di Zeno D'Agostino è attesa per l'inizio dell'anno prossimo. Una girandola di nomi per un posto solo, quello di presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale. A mezzanotte sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature di quanti puntano a succedere a Zeno D'Agostino alla Torre del Lloyd. Una decisione che lega l'aspetto manageriale a quello più squisitamente politico, attesa per i primi mesi del 2025. Alla scontata presenza in rosa del commissario in carica ed ex segretario generale Vittorio Torbianelli, che però difficilmente proseguirà
visto il sapore politico della nomina, si sommano quelle più papabili di Antonio Gurrieri, vicino al centrodestra e a Forza Italia in particolare, già numero 2 del Porto e in lizza due mandati or sono, Pino Musolino, ex presidente di Venezia e Civitavecchia, ma anche Matteo Gasparato, veronese forzista, già presidente dell'Associazione Nazionale Interporti. Filtrano anche i nomi di Alessandro Ferrari, dirigente di Assi Terminal, e di Federica Montaresi, già commissaria alla Spezia. Nell'otto entra anche il triestino Massimo Campailla, avvocato cassazionista e docente universitario, nome pare sostenuto da alcuni operatori del porto nostrano e già consulente legale nell'era d'Agostino. Resta il fatto che, spesso, considerando la decisione politica, il nome giusto spunta talvolta a sorpresa nelle mediazioni che scaturiscono nella stretta finale. Lavoratori della Tirso in protesta questa mattina sotto la sede di Confindustria durante l'incontro a cui hanno preso parte i rappresentanti dell'azienda e i sindacati. Pochi gli sviluppi emersi quest'oggi, appuntamento domani in regione. Era palpabile l'interesse e allo stesso tempo la frustrazione dei lavoratori Tirso questa mattina davanti alla sede di Confindustria per l'incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti sindacali, i segretari di categoria e l'amministrazione dell'azienda nella sede di Piazza Casali. Ciò che hanno comunicato i sindacati al termine dell'incontro non ha rappresentato nessun vero aggiornamento sulla situazione che tiene in scacco centinaia di lavoratori, in particolare lo stato d'avanzamento della cassa integrazione, le sue tempistiche e modalità di pagamento, poiché allo stato attuale l'erogazione procede a rate a partire dal dell'anno scorso. Non ci sono state date grandi risposte e resta quindi cruciale l'incontro domani in regione. Abbiamo alcuni punti fondamentali che dobbiamo assolutamente portare in sicurezza, che sono appunto la continuità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori, quindi capire se effettivamente ci sono degli acquirenti, ci sarà uno stabilimento che potrà quindi dare continuità lavorativa e quindi garanzie alle lavoratrici e lavoratori. Ciò che potrebbe rappresentare una svolta, e lo si discuterà domani in regione, potrebbe essere l'interessamento da parte di aziende terze disposte ad insediarsi e a proseguire l'attività produttiva. Un tema questo molto delicato, come delicata è la situazione che diversi lavoratori vivono oggi alle prese con l'incertezza economica e professionale. L'impegno nostro appunto per domani in regione sarà che anche con la regione ci si trovino delle soluzioni affinché l'attività produttiva e soprattutto i posti di lavoro restino quelli che sono attuali e che non ci siano ridimensionamenti. Circa 3.000 firme raccolte fra San Vito e Gretta per salvare gli uffici postali rionali. Oggi nella sede della quarta circoscrizione consiglieri comunali e circoscrizionali di entrambi gli schieramenti hanno presentato il loro impegno per far riaprire gli uffici a beneficio di cittadini ed esercenti. 1.726 firme raccolte a San Vito per richiedere che l'ufficio postale di via Combi venga riaperto o che sia collocato altrove nel territorio rionale. E quanto hanno ribadito oggi in una conferenza bipartisan il presidente della quarta circoscrizione Marco Rossetti Cosulic e la consigliera comunale della Lega Monica Canciani, a dire il vero portavoce di tutto il parlamentino rionale che su questo argomento sta remando tutto dalla stessa parte. L'auspicio è che questa decisione venga assolutamente ribaltata. Noi come circoscrizione e non solo, anche in comune, le parti politiche di ogni livello e di ogni schieramento si sono mosse, questo fa molto piacere, le ringrazio, e adesso la palla passa alla Poste sperando che possano ascoltare questa richiesta e soddisfare per l'appunto questa richiesta di non chiudere un ufficio che, ripeto, è molto importante. La sua chiusura creerebbe un grosso disagio ai suoi residenti. Tanto a San Vito quanto a Gretta la mobilitazione per salvare gli uffici postali ha visto l'adesione di cittadini ed esercenti. Proprio negozi locali, riferisce Canciani, in via Combi e limitrofi hanno già registrato un calo degli incassi a seguito dell'assenza della Posta e del minor via vai di gente in zona. A questo impegno si è affiancato anche quello del sindaco, che qualche giorno fa aveva annunciato il suo interessamento in prima persona con le Poste per un ripensamento. La speranza di un ripensamento, perché il servizio postale di via Combi è un servizio essenziale per la cittadinanza, e non solo per appunto per servizi che può dare, ma è punto di incontro delle persone
e di volano economico, perché non dimentichiamo che l'ufficio postale di Via Combi fa parte di una rete di esercizi commerciali molto presente in questa zona e che quindi porta un volano economico per tutti gli esercizi commerciali. Hanno fatto scalpore le foto che vedremo adesso, che sono state pubblicate dal quotidiano Il Piccolo e che poi sono circolate sul web. Sono foto che si riferiscono a quanto accaduto stamani in piazza Ponte Rosso davanti al monumento al Tallero dedicato a Maria Teresa d'Austria. Tre donne dai tratti orientali, vestite in uniforme mimetica dell'esercito e accompagnate dall'inno cinese e dallo sventolio della bandiera omonima, hanno festeggiato l'anniversario della rivoluzione comunista del 1 ottobre 1949. La manifestazione non autorizzata ed estemporanea, come riferisce la questura di Trieste, è andata in scena fra lo sconcerto e l'indifferenza dei passanti. Si tratta di un travestimento e non di militari, fa sapere ancora la questura. Abbiamo avviato accertamenti per fare luce su quanto accaduto. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo ancora con parecchi servizi e notizie. Entriamo in studio, sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno ai luoghi della presenza ebraica in città per l'intensificarsi della guerra in Medio Oriente, ma anche in vista della commemorazione domenica pomeriggio delle vittime degli attacchi del 7 ottobre dello scorso anno. L'attenzione da parte delle forze dell'ordine è sempre molto alta ed è particolarmente elevata nella difesa di tutte le nostre istituzioni, per cui non mi aspetto che possano ulteriormente incrementarsi le misure perché sono già al massimo livello. Il presidente della comunità ebraica triestina, Alessandro Saronicchio, tutto sommato è sereno, anche se le disposizioni di sicurezza attorno alla sinagoga e ad altri luoghi della presenza ebraica in città in questi giorni sono state rafforzate, non soltanto in virtù dell'escalation del conflitto fra Israele ed Hezbollah con le truppe di Tel Aviv entrate in Libano via terra, ma anche in vista dell'appuntamento di domenica 6 ottobre, quando in sinagoga sarà ricordato il primo anniversario degli attacchi del 7 ottobre. A distanza di un anno dal 7 di ottobre è stato un crescendo anche di preoccupazione per tutti quanti noi, stiamo parlando di un pogrom, il primo che vede la nostra generazione in questi termini dopo la Shoah. Saronicchio torna su un dato che con il trascorrere dei mesi forse è passato in secondo piano, ma che pesa nella vita quotidiana della comunità. Molti di noi hanno parenti, amici che in questo momento stanno combattendo o sono sotto le bombe. Da ultimo però il presidente ribadisce un altro dato per Israele più che fondamentale. Finalmente si sta realizzando che un'organizzazione come Hezbollah, dichiarata terroristica, aveva effettivamente rappresentava un pericolo per una parte della popolazione molto ampia, non sto parlando solamente della prima fascia al nord di Israele, che doveva essere debellata. Tra le molte segnalazioni che il distretto di Opicina della Polizia Locale riceve ogni settimana, spuntano gli episodi di investimento di animali. Sono gli stessi operatori della locale che rivolgono un appello ai cittadini per prestare attenzione a come comportarsi quando si rimane coinvolti in uno scontro con un animale selvatico lungo le strade del Carso. Dall'inizio di giugno sono arrivate una settantina di segnalazioni di tutti i tipi, temi che vanno dal codice della strada alla tutela del verde a situazioni di degrado urbano. Dagli incidenti al non corretto smaltimento dei rifiuti, dalle richieste di sfalcio della vegetazione alle segnalazioni per la manutenzione delle strade e denunce di ogni tipo. Sono tanti i motivi per cui i residenti di Opicina si rivolgono alla polizia locale nel distretto che ha sede in via Doberdove in T/3. Ci sono però episodi che avvengono con più frequenza di altri. Per un fenomeno in particolare sono gli stessi operatori della locale a rivolgersi ai cittadini che vivono nelle località carsiche per comunicare come comportarsi. È una delle segnalazioni più frequenti sull'altopiano è l'investimento di animali selvatici, quali caprioli o cinghiali. Questi animali attraversano le statali, soprattutto la 35 e la numero 1, che sono le due strade principali del Carso, e ahimè automobilisti che incorrono in investimenti di animali sono molti. Si ha l'obbligo di fermarsi, di soccorrerlo e di avvisare le autorità competenti, quali noi o altre forze dell'ordine, al fine di mettere in sicurezza la circolazione e di far recuperare l'animale ferito, quindi
per poterlo poi curare, o ahimè se abbiamo un decesso degli animali, recuperare la carcassa affinché esso non diventi un pericolo per la circolazione. Chi non lo fa incorre in sanzioni pecuniarie anche abbastanza gravi, e purtroppo questo avviene abbastanza spesso, come ho già detto, per conformare il territorio. Domani sera si inaugura la nuova stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno Tele4 seguirà in diretta il red carpet della prima, per la quale il direttore Paolo Valerio ha scelto di mettere in scena il signor Todero Brontolon di Goldoni, nel ruolo del protagonista Franco Branciaroli. No, sono stai in cucina e ho visto un fogarone, diavolo! Ecco le prime immagini della prova generale di Sior Todero Brontolon, la commedia di Carlo Goldoni che aprirà domani sera, mercoledì 2 ottobre, la nuova stagione del Rossetti. Scelta non casuale quella del direttore Paolo Valerio, dal momento che fu proprio un testo goldoniano a inaugurare il Teatro Stabile 70 anni fa. Per celebrare l'evento, che anche quest'anno Tele4 seguirà in diretta dal red carpet con Umberto Bosazzi, il pubblico sarà accolto in modo speciale. Molto applaudita all'anteprima nazionale a Verona, la nuova produzione vede il talento di Franco Branciaroli nel ruolo del protagonista. La vicenda di Todero conoscono tutti, ma comunque non è il protagonista Todero, cioè un protagonista come sempre in Goldoni sono le donne, la protagonista è la Marcolina. Per Todero, non so perché nel titolo, ma non è, sarà in scena 20 minuti in tutto, neanche forse, è una messa in scena che si avvale di un accorgimento registico, che sono delle marionette, ma queste marionette sono vestite con gli stessi costumi degli attori, e lì si innesca un gioco, diciamo, ma il testo in sé, guardi, questi costumi sono costumi d'epoca, non è che entra in moto. La rilettura mette insieme il mondo di Goldoni e il mondo delle marionette, ma è al contempo condotta con rigoroso rispetto del testo e della lingua. E quindi un dialetto, che ovviamente io parlo approssimativamente, ma non è un male, è meglio perché parlo, cioè sfugge al manierismo classico. Questo spettacolo ha l'incognita della comprensione linguistica, più capisci più ti diverti. È un momento da sogno per i tifosi della Pallacanestro Trieste dopo la vittoria all'esordio contro Milano. Emergono due leader carismatici nel gruppo, Markel Brown e Jeff Brooks. L'analisi al Caffè dello Sport del play triestino Michele Luzier e del grande ex biancorosso Alberto Tonut. La partita perfetta, non serata, che non mi sbaglio, il mezzogiorno perfetto, pausa pranzo perfetta, tutto a partire dai miei compagni, dalla squadra, della vittoria, al grande pubblico, al tributo a Sveve. Contro Milano, bene l'attacco, fantastico, ma se non difendi come ieri non vinci questa partita. Sì, abbiamo difeso bene proprio dall'inizio, sempre, sempre solidissimi, abbiamo delle idee chiare su cosa fare in tutte le varie situazioni, e questo poi ne ha giovato in campo della nostra prestazione. Io resto dell'idea che il grande acquisto di Michael Arcieri è stato Jeff Brooks, un giocatore spesso sottovalutato, che io ho conosciuto bene a Venezia con Stefano e che era in grado di fare anche partite da 25 punti, ma anche essere dimenticato la partita dopo in panchina dagli allenatori, e non ho mai capito perché. E potrebbe essere il segreto, perché nel basket moderno non è indispensabile avere il 5. Il 5 devono avere le squadre che fanno le coppe europee, che hanno 60, 70, 84 partite come Milano l'anno scorso. Markello è un giocatore, oltre di talento in campo, ma esperto, si è già dimostrato da subito un gran leader nello spogliatoio, è uno che parla molto, che dà consigli, che comunque ha già provato anche il campionato italiano, quindi sa già di cosa si tratta, e poi se in campo fa anche partite così è davvero, davvero un piacere. Per fortuna è una squadra con molta, molta varietà, Johnson che gioca magari più in post, Kandu che può poppare, poi hai Jeff Brooks che può poppare, rollare, cambia in difesa. Allora, ti lo dico interesting, te gade spiegare il balloner da sì? Casa. Poppare e rollare, perché sennò sì, lo do per scontato. In dialetto, per scontato. Rose quando uno va verso canestro, pop quando tira da tre punti, quel che fa Kandu. Ottimo. Abbiamo tempo per due notizie.
Ad oggi risultano attivi 881 gestori con POS virtuali operativi, quindi le app installate su un dispositivo mobile, e 118.738 tessere digitali attivate da parte dei cittadini. Sono i dati resi noti nell'aula del Consiglio regionale dall'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha risposto a un'interrogazione sulle agevolazioni relative allo sconto carburanti, una misura che, ha ricordato l'assessore, garantisce in Friuli Venezia Giulia un prezzo inferiore a quello di oltre confine. Mentre le tessere fisiche e gli strumenti per utilizzarle sono quasi esauriti, per le nuove domande di contributo da parte dei cittadini verrà rilasciata, ha detto Scoccimarro, unicamente l'identificativa digitale. L'assessore ha anche precisato che si sta predisponendo un ulteriore sviluppo del sistema che consentirà al cittadino di presentare la domanda di contributo in modalità online, evitando che le persone debbano rivolgersi fisicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente. Oggi a Trieste è partito il BSBF Big Science Business Forum, che punta ad ampliare le prospettive future per la creazione di un mercato europeo della Big Science. L'edizione 2024 si svolge per la prima volta nel nostro paese, con la partecipazione di circa 1000 delegati di 500 organizzazioni, con 163 stand, 245 espositori, 14 padiglioni nazionali e 30 paesi presenti. L'evento, ospitato fino al 4 di ottobre al Generali Convention Center di Porto Vecchio, segue le precedenti edizioni di Copenaghen e Granada. L'ultima giornata sarà dedicata ai giovani studenti e ricercatori provenienti da tutta Europa, con l'intento di avviare un confronto con esperti, di esplorare le ultime novità in materia di alta tecnologia e innovazione e di partecipare alle iniziative orientate alla carriera progettate per promuovere la prossima generazione di talenti. È tutto, ci vediamo domani alle 7 già con Sveglia a Trieste. Vi ricordo l'appuntamento in diretta subito dopo le 20 per il red carpet della prima del Politeama Rossetti. Buon proseguimento a tutti e buona serata.